Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Se vuoi attuare la Costituzione, cerca cavallo. Ecco. Bisogna andare un confronto serio, duro, intransigente con questa Europa. Non basta alzare ogni tanto la voce, come hanno fatto i governanti degli ultimi anni, dei governi di centrodestra con quelli di centrosinistra, rimanendo poi senza nulla in mano. Bisogna mettere in confronto i trattati europei, soprattutto Maastricht e Lisbona, con la Costituzione. Sono in linea o sono incompatibili con la Costituzione? Noi diciamo che sono incompatibili. Allora, si propongono in modo intransigente, con un ultimatum che noi poniamo all'Europa, i passaggi per adeguare i trattati europei alla Costituzione. Se non si raggiunge questo allineamento, sono i trattati che sono incompatibili, e quindi c'è anche la possibilità di un recesso unilaterale dei trattati europei. Trattati medesimi. Questa Europa è interamente anticostituzionale, bisogna sottolinearlo 10 volte questo punto. Tutte le leggi e i trattati europei sono stati fatti in violazione patente della Costituzione italiana, da un Parlamento o da parlamenti che sono praticamente composti di commessi delle grandi banche europee che hanno praticamente distrutto la nostra Costituzione. Noi abbiamo attaccato il cuore del concetto neoliberista di Stato, che si afferma, prende forma con la terza fase dei trattati europei, che sono quelli dell'anno 2012, quando nasce il MES, quando nasce il Fiscal Compact e le clausole di salvaguardia. Vorrei appunto a tutti ricordare che nell'anno 2018 si parlerà dell'aumento dell'IVA al 25%, l'IVA appunto ordinaria, e l'IVA ridotta dal 10 al 13%. Questa per una sciagurata regola, altro meccanismo di quelli appunto automatici, che è stato inserito con il pacchettone del MES e del Fiscal Compact nell'anno 2013, per cui qualora vi sia comunque uno sbilancio fra entrate e uscite, siccome lo Stato non può fare appunto deficit, occorre aumentare l'IVA. Il governo, che nel periodo elettorale resta in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, sta per assumere altri vincolanti impegni nella NATO per conto dell'Italia. Saranno ufficializzati nel Consiglio Nord Atlantico, che si svolge il 14-15 febbraio a Bruxelles a livello di ministri della difesa. Per l'Italia, Roberta Pinotti. L'agenda non è stata ancora comunicata, è però già scritta di fatto nella National Defense Strategy 2018 che il segretario USA alla difesa Jim Mattis ha rilasciato il 19 gennaio. A differenza dei precedenti, il rapporto del Pentagono è quest'anno top secret. L'Italia è 11ª nella classifica mondiale per spese militari, davanti a stati militaristi come Turchia, Israele e Iran. Alla difesa l'Italia destina l'1,4% del PIL, più di importanti alleati NATO come Germania, Spagna, Olanda, Canada e Belgio. La spesa militare italiana complessiva ha raggiunto i 25 miliardi di euro l'anno, 68 milioni al giorno, quasi 3 milioni all'ora.
I governi Renzi e Gentiloni hanno aumentato la spesa militare del 9% in 3 anni, del 4% solo nell'ultimo anno. Il modo unico e preliminare per essere sovrani è essere indipendenti e non essere una colonia. Noi siamo una colonia in questo momento, in molti sensi, simultaneamente. E quindi noi abbiamo nel nostro programma, nel nostro piano, abbiamo la neutralità dell'Italia. Allora noi diciamo, se siamo d'accordo, e così tutti dicono di essere d'accordo, che oggi il problema corruzione è pari quasi al problema mafia, anzi sono diventati un unico sistema criminale integrato, mafia e corruzione, bisogna estendere alla corruzione lo stesso meccanismo. Bene, si è discusso a lungo, si è dibattuto a lungo nel Parlamento questo progetto, era passato in uno dei 2 rami del Parlamento una proposta analoga a quella alla quale io mi batto da anni, che infatti ho battezzato e fa parte ora del programma della lista del popolo della Costituzione, la cosiddetta legge La Torre bis, proprio per dare il segno dell'estensione della legge La Torre pensata per i mafiosi ai politici, quindi La Torre bis. Ma quello che ne è venuto fuori alla fine per gli equilibri interni al governo Gentiloni è stato un pasticcio, e alla maggioranza è stato un pasticcio, perché hanno introdotto un emendamento con il quale non basta che ci sia il politico corrotto, ma occorre la prova che il politico sia anche un associato per delinquere. Mafia e corruzione vanno affrontate frontalmente. Noi riteniamo che si debba applicare, si debba estendere la legge La Torre, che ha dato un ottimo risultato sul piano della lotta alla mafia con l'aggressione ai patrimoni mafiosi, estendendola e applicandola ai politici corrotti. Se è vero che la corruzione è l'altra faccia della medaglia rispetto alla mafia, credo che quella legge che ha dato un buon risultato debba trasformarsi nella legge La Torre bis, noi la chiamiamo, che porteremo in Parlamento. Questo debito ha una caratteristica: non è tecnicamente rimborsabile, non è, dal punto di vista giuridico, non è rimborsabile. Tant'è, questo viene spiegato anche dai principi di contabilità internazionale che noi richiameremo in una delle prime proposte di legge che faremo, evidenziando che i principi di contabilità internazionale specificano che affinché vi sia un credito e quindi un debito, la moneta utilizzata deve essere preesistente alla sottoscrizione di questi titoli. L'unica moneta che è preesistente e quindi l'unico debito vero è quello che nasce dal risparmio, quello che viene quindi comprato dalle famiglie, dai fondi pensione e dagli operatori non bancari. Non è vero che ciascuno di noi è responsabile di 40.000 euro. Guarda la signora Bonino che vuole, guarda, ecco, guardate lì la falsità, ogni promessa è debito. Quanti soldi sono costati questo manifesto? Chi è che paga questo manifesto? Questa è una provocazione contro tutta la gente italiana, è una provocazione contro i cittadini, questa è una pubblicità da falsari. Noi siamo contro, questo è tutto falso. Chi è che paga questa pubblicità? Chi è che paga per la signora Bonino? Chi è che paga per la signora Bonino? Sono milioni e milioni di metri quadri di pubblicità che paghiamo noi, non il loro debito. Il debito è falso. Noi non abbiamo 2.300 miliardi di debito. Noi non abbiamo debito. Noi abbiamo rubato. Loro hanno rubato. Questa è la questione vera che abbiamo di fronte. Noi protestiamo contro questa falsificazione. Il debito è una trappola. Guarda, il debito pubblico è aumentato di tot milioni. Guarda che storia. È tutto falso. Tutto falso. Ci stanno raccontando un sacco di bugie in questa campagna elettorale. È tutto falso. L'Italia è inattivo da 10 anni, come mai dobbiamo pagare 66 miliardi di interessi sul debito? Spiegateci questo, invece di andare a raccontare in Italia alla televisione che non ci sono i mezzi per fare le riforme. Noi siamo contro questa gente, siamo la lista del popolo per la Costituzione, vogliamo che si ritorni alla Costituzione del 1948, che era quella che garantiva l'esistenza di uno Stato sociale. E
Il processo Rating a Trani, tutti assolti, manager e analisti delle aziende Standard Poor's e Fitch, erano accusati di manipolazione del mercato in relazione al doppio declassamento dell'Italia a gennaio 2012. Valentina Di Virgilio. Assolve gli imputati Jan Lepallec, Aylen Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kramer dal reato di manipolazione del mercato aggravato con riferimento ai fatti del 13 gennaio 2012, perché il fatto non costituisce reato. Questo è stato un processo innovativo. Ovviamente i difensori hanno giocato la carta della libertà di opinione, ma il pubblico ministero ha ritenuto che non si trattasse di opinioni, ma di informazioni finanziarie, che come sappiamo devono essere sempre assolutamente corrette, trasparenti, nell'interesse appunto del mercato. Il Tribunale ha ritenuto che il fatto ci fosse, almeno il fatto del 13 gennaio, ma che ci sia stato un errore di comunicazione. In questo senso non costituisce reato significa che manca il dolo, c'è la colpa, la manipolazione è un reato doloso, quindi manca l'elemento soggettivo del reato. Però sono curioso di conoscere le loro motivazioni e come tutti i pubblici ministeri aspettiamo queste motivazioni per valutare l'appello. Oggi abbiamo assistito al pronunciamento da parte di un giudice di primo grado messo di fronte a una responsabilità forse più grande di quello che poteva gestire. È la prima volta che un reato di questo tipo viene contestato ad un'entità di queste dimensioni. C'è da domandarsi se effettivamente questo tipo di giustizia, questo tipo di anche di livello, diciamo, di competenze che un giudice di primo grado ordinario ha, consente di decidere sul fatto che un reato si manifesti o meno. Quindi ho scritto poco fa nella pagina Facebook che tutto sommato portiamo a casa un buon risultato, abbiamo aperto un fronte, c'è una consapevolezza che prima non c'era ed è la direzione giusta da prendere questa qua, cioè quella di creare consapevolezza del fatto che questi comportamenti esistono. Ora dobbiamo cercare di fare in modo che vengano definiti illeciti, ma siamo riusciti a portare all'attenzione di un'aula di tribunale che questi comportamenti esistono. Già sentire usare l'inglese per colpire la gente che lavora mi pare una doppia offesa, una forma di maramalderia da bulletto di periferia, fa anche rima. Job Act. Yes, we can. Formule che abbiamo imparato ormai a memoria. Fiumi di inchiostro hanno versato per farcele digerire, ma l'hanno digerita soltanto per adesso i sindacati gialli, che da tempo hanno già ceduto il diritto al contratto nazionale di lavoro e che firmeranno la resa non appena riceveranno l'intimazione finale. È l'ennesima caporetto che si annuncia che i lavoratori italiani dovranno subire, scompaginati, disarticolati, ingannati dalle offensive congiunte del centro-sinistra e del centro-destra, che serve a punire ancora una volta i lavoratori più poveri, colpevoli non si sa di che, ai quali si dice impunemente che dovranno accettare, non si sa perché, ulteriori impoverimenti e riduzione dei loro diritti. Sono nascosta dietro un microscopio elettronico con cui faccio delle misure, in questo caso sui vaccini, e da queste misure io traggo dei risultati scientifici che poi magari mio marito e altri ovviamente comunicano al pubblico. Quindi ci deve essere qualcuno dietro che fa il lavoro, quello pesante, quello però d'impatto. E come avete visto l'articolo sulla nanocontaminazione dei vaccini ha fatto un bel botto, ha fatto il giro del mondo, in 36 ore ha fatto il giro del mondo. Ho avuto delle lettere incredibili anche dalla Nuova Zelanda, una addirittura da Robert Kennedy Jr., che è il capo della commissione vaccini americana istituita da Donald Trump, il quale mi ha ringraziato per la mia integrità scientifica e il mio coraggio, perché effettivamente ci vuole molto coraggio a fare quello che ho fatto io, me ne accorgo adesso. A
seguito di una perquisizione avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 22 febbraio, nell'abitazione del dottor Stefano Montanari e della professoressa Antonietta Gatti, oltre che nel laboratorio Nano Diagnostics, la Guardia di Finanza ha sequestrato tutti i computer e tutta la documentazione inerente alle analisi e gli studi in corso e già effettuati, comprese le copie informatiche. I due scienziati sono esperti di nanoparticelle e dei danni da esse provocati sull'organismo umano. Noi veniamo da Piemonte, Torino, noi in provincia e lei anche Torino. Avete fatto un lungo viaggio per venire qua, una cosa importante per voi. Molto importante. Come mai? Lei può parlare più di me perché è un bimbo danneggiato da vaccino. Un ragazzo. Un ragazzo. E lei invece ha un bimbo. Il mio ha 6 anni, l'ho vaccinato all'epoca per l'esavalente, è andato per fortuna tutto bene. Ma io e morbillo paratiroidosia non credo credo che sia meglio farle queste malattie. Io l'ho fatta da piccola, lui l'ha fatta da piccola, abbiamo fatte tutti da piccoli noi. E c'è rischio d'errore, decide il genitore. Ci accusano di doverci fidare assolutamente degli esperti, ma in un argomento così delicato come la salute dei piccoli e in un paese dove palesemente tutti i diritti sono violati e negati, come ci potremmo fidare noi? Ovviamente viene meno la fiducia. Questo governo dialoga su qualcosa, su qualche tema, cioè, ma è stato un tema... Non dialoga neanche più il Parlamento. Beh, questo è un governo che agisce per decreti, fa decreti e salta il passaggio parlamentare, quindi non c'è discussione parlamentare, figuriamoci se c'è discussione con i cittadini. È palesemente un interesse delle case farmaceutiche, perché seppur ci fosse un'emergenza Morbillo, che neanche c'è, voglio dire, perché imporre 12 vaccini? È assurdo, ponetevi una domanda. Io sono del regime. Io sono andata alla RAI a dire che sto qua, non c'ho nessun diritto, me se volevano comprare. Nel caso dei vaccini io ho visto poca obiettività da parte dei media e niente, sia sui siti ANSA che sui nazionali, i quotidiani nazionali, raramente ho visto degli articoli obiettivi a mio parere. E a un certo punto, voi avete visto tutti, il segretario di Stato allora, il primo segretario di Stato di colore, Colin Powell, che si dirige al Consiglio di Sicurezza, niente proprio di meno delle Nazioni Unite, e a un certo punto fa il suo discorso e alza la mano, sono sicuro che tutti i più anziani di voi l'hanno vista, alza la mano e mostra al mondo intero una fialetta e dice: abbiamo le prove che Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa. Perché dico questa cosa gravissima? Che nessuno dei giornali italiani e delle televisioni italiane verificò quella notizia e tutti i giornali italiani all'unanimità assoluta pubblicarono la fotografia di Colin Powell che alzava la mano e dissero: Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa. Unanimità assoluta. Qualcuno mise anche le virgolette, aperte virgolette. Saddam Hussein, ma chi è che scopre le virgolette? Soltanto gli specialisti. Tutti hanno letto sui giornali, sulle prime pagine dei giornali, l'annuncio dell'inizio di una guerra che avrebbe ucciso, poi Scaglione mi dirà se le sue cifre sono diverse, 500.000 di iracheni. 500.000. Di uomini, donne, vecchi, bambini, sono stati massacrati sulla base di quella fialetta che a posteriori si è scoperto che era una truffa. Le nuove fake news si chiameranno Kim Iran Gate. Da Washington, CIA, Dipartimento di Stato e Pentagono scatta l'operazione mediatica di accomunare Teheran e Pyongyang in un inedito, fino ad ora, asse del male. In tal modo, mettendo sotto la stessa minaccia Iran e Corea del Nord. Naturalmente, nessuna prova. Solo voci, analisi, sospetti di numerosi, improvvisati chimologi. Ma tutti sotto il segno del do-ut des tra le due capitali dell'asse da distruggere. Tu mi dai il nucleare, io ti do i missili. In tal modo il rischio di conflitto si estende. E Trump può denunciare unilateralmente il trattato di rinuncia iraniana al nucleare. Prepararsi a una nuova ondata di fake news nei prossimi mesi. Sempre che siano mesi e non settimane.
Omran Daknesh, il bambino simbolo della crudeltà di Assad nei mass media occidentali, è vivo e abita nell'Aleppo liberata. In un video pubblicato recentemente sul web, il padre di Omran racconta di aver rifiutato la proposta di Moussa Al-Omar, giornalista siriano residente a Londra, che gli aveva offerto del denaro in cambio di un'intervista contro Assad. L'interesse dei media mainstream per il bambino siriano svanì improvvisamente. Oggi che è tornato, la stampa occidentale tace. Le notizie preferisce costruirsele da sola. Scoop del Weltam Sonntag. Il giornale tedesco ha pubblicato ieri stralci di conversazioni segrete fra un alto grado dell'esercito statunitense ed un soldato di stanza in Siria, ottenute dal giornalista premio Pulitzer Seymour Hersh. Lo scambio riguarda ciò che da tutti i media mainstream fu definito come un attacco con gas sarin da parte dell'esercito siriano contro la popolazione il 4 aprile scorso. Colpisce che ancora una volta Hersh non trovi spazio nella stampa americana. Suo era anche lo storico pezzo del 2014 La linea rossa e la linea dei ratti, pubblicato sul London Review of Books, che contribuì a smontare un'altra menzogna su un altro presunto attacco chimico dell'esercito siriano. Ecco qui un estratto per Pandora TV delle conversazioni pubblicate ieri dal Die Welt. Noi sappiamo che non c'è stato alcun attacco con armi chimiche. I siriani hanno colpito un legittimo obiettivo militare dove vi era un deposito di armi e c'è stato un danno collaterale, tutto qui. Ed ora li stiamo ricoprendo di missili Tomahawks. C'è sempre stata un'agenda segreta per tutto il tempo. Si tratta di arrivare a colpire l'Iran come obiettivo ultimo. Su Insurge Intelligence, Tom Seeker e Matthew Alford rivelano il controllo del governo statunitense su Hollywood. Dall'analisi di 4.000 pagine di documenti del Pentagono e della CIA, ottenuti nel contesto del Freedom of Information Act, oggi sappiamo che Washington ha operato dietro le quinte di oltre 800 importanti film e su più di 1.000 titoli televisivi. I documenti dimostrano che il Pentagono richiede uno screening in anteprima di qualsiasi progetto cinematografico e ha il potere di fermare la produzione di un film. Se il copione presenta personaggi, azioni o dialoghi che il Pentagono non approva, il regista deve apportare opportune modifiche che soddisfino le forze armate. Il coinvolgimento di Washington ha comportato anche la riscrittura di alcuni tra i film più popolari, come James Bond e Top Gun. Decine di film e spettacoli televisivi, inoltre, sono stati influenzati dalla CIA. Tra gli altri, il thriller di Tom Clancy, Giochi di potere, e il più recente, Ti presento i miei. A conferma che l'hollywoodismo, come sostiene Roberto Quaglia nel suo Il fondamentalismo hollywoodista, è l'ideologia che forma la nostra visione del mondo. Noi siamo il popolo per la Costituzione!